Arrivano con le auto private e con gli autobus del trasporto pubblico locale gli operai in Sevel alla riapertura di lunedì 27 aprile. Si ricomincia dal secondo turno, anche se i manutentori sono già arrivati alle 6 del mattino per riavviare le linee. Tutto a no, 3 mascherine, 2 paio di guanti, igienizzanti, gel igienizzanti, tutto tranquillo. Le distanze? Distanze sì, almeno 2 metri, dove lavoro io. Siamo in 2 metri di distanza. Giudizi contrastanti, c'è chi vuole ricominciare a lavorare e chi invece avrebbe atteso ancora, almeno fino al 4 maggio. Contenti di ripartire o no? No? Contenti. Tutto bene? Perfetto. È un po' troppo presto per il mio parere. Però perché? Bisogna aspettare un po' che si sistemava un po' più la situazione. Però... Non siete sicuri? Non siete tranquilli? Questa è la prima volta che torniamo, vediamo com'è la situazione dentro. Anche perché qua, diverso dagli altri indotti di Termoli, qua fa 7.000 persone, tipo a Termoli non lo so quanta gente c'è, però comunque gli ingressi sono più scaglionati. Entrano, si comincia con meno gente per poi vedere come si evolve la situazione, invece qua si vede tutti. Un po' di preoccupazione, vediamo che succede oggi. Le aziende di trasporto si sono organizzate con corse bis e alternando i posti a sedere per rispettare la distanza minima di un metro. Soddisfatti gli utenti provenienti soprattutto dai comuni delle aree interne e dal Molise. Avete viaggiato bene in autobus? Sì. Le distanze? Sì, abbastanza. Rispettate? Per il momento sì. Sì. Tutto bene? E poi c'è chi è contento di uscire finalmente di casa e chi infine si affida all'Altissimo. Sì, contenti. Anche di essere usciti di casa? Anche. Che preoccupazione c'è? Il contagio e tutto quanto, vediamo un po'. Dicono che hanno messo in sicurezza, quindi siamo abbastanza tranquilli. Speriamo bene. È arrivato in autobus? Sì. Da dove? Da Monte Odorizzo. Anche perché noi, gli altri colleghi stanno arrivando perché hanno dovuto mettere il raddoppio e ne eravamo 14, quindi eravamo tutti ben protetti, diciamo così. Norme rispettate? Sì, abbastanza. Siamo contenti così, poi ci affidiamo al Signore, dai. Ok, buon lavoro.